quindi prego la parola subito al sindaco. Decima edizione della Targa Castagno dei 100 cavalli. Premio alla sicilianità, persone che si sono distinte nel mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport. Cose europee per quanto riguarda Dante Alighieri. E la bella Trina. La Sicilia è fascista fino al midollo, Benito Mussolini a Palermo. La Sicilia è il paese delle arance, del suolo fiorito, la cui aria in primavera è tutto un profumo, ma quel che ne fa una terra necessaria a vedersi ed unica al mondo è il fatto che da un'estremità all'altra essa si può definire uno strano e divino museo di architettura. Guy de Maupassant. La Sicilia ha pagato un alto tributo di sangue. Spero che adesso ci lasciano lavorare in pace. Antonino Caponnetto. La scoperta della Sicilia è uno dei motivi più fertili e frequenti della letteratura ottocentesca dei viaggiatori stranieri in Italia. L'aspirazione al mitico solare sud sembra, nell'immaginazione di tedeschi, inglesi, francesi, nordici, raggiungere l'apice più ricco di sorprese e di novità nell'esplorazione attonita, stupita, ma non per questo meno animata, da vigile spirito critico e selettivo dell'isola del sole, della terra del fuoco, della terra della primavera perenne. Rita Lamesa. Leggere le pagine dei quotidiani siciliani è purtroppo spesso assai più appassionante di un romanzo giallo. Una volta Italo Calvino scrisse a Leonardo Sciascia che era praticamente impossibile ambientare una storia gialla dalle nostre parti, essendo la Sicilia, disse, presso a poco, così prevedibile come una partita a scacchi, il che dimostrava inequivocabilmente come Italo Calvino non sapesse giocare a scacchi e soprattutto non conoscesse né la Sicilia né i siciliani. Andrea Camilleri. Sicilia è la chiave di tutto. Goethe. Concludo con Salvatore Quasimodo, da Lamento per il Sud, più nessuno mi porterà nel Sud. E questa sera carica d'inverno è ancora nostra. E qui ripeto a te il mio assurdo contrappunto di dolcezze e di furore. Un lamento d'amore senza amore. Vorrei ricordare una cosa promossa e non attuata, e ha a che fare con la Sicilia. Una cosa promossa da almeno 5 anni era stata l'idea di costituire in Sicilia un polo umanistico siciliano, che poi doveva essere polo umanistico mediterraneo, e questo apparteneva alla progettazione di cui tutti sappiamo, riguardante il nostro futuro dei siciliani all'interno del Mediterraneo. Questo dato di fatto, troviamo un poeta di un certo rilievo soltanto nel Cinquecento, è Antonio Veneziano. Veneziano è cognome, non è un poeta pederastista di grande spessore e di grande valore, ma quasi un'isola nel deserto. Poi ancora nel 600 in Sicilia non c'è niente, il niente, parlo di vertici assenti. La Sicilia rinasce culturalmente col 700, ma il 700 è un secolo in cui vediamo rinascere tanti altri assi geoculturali, come vorrei chiamarli. Riprende l'asse toscano, che anch'esso nel corso del 600 aveva avuto un ribasso, riprende, si afferma in maniera decisa e forse dominante l'asse piemontese-lombardo, però in Sicilia ritorna una forte presenza culturale poetica, un poeta come Meli, che però non possiamo, e faremmo male a pensarlo, come solo prodotto siciliano. Meli appartiene all'Accademia dell'Arcadia, che è una delle più importanti forme di aggregazione nazionale, nazionale è un termine improprio, ma lasciatemelo dire, per il 700, di aggregazione, diciamo meglio, interregionale o tra regni, che si sia avuta nel corso del 700, qualcosa anche nell'ultimo decennio del 700.
a un famigerato poeta, perché conosciuto purtroppo soltanto di più, almeno a livello di massa, per le sue poesie di natura pornografica, Micio Tempio. Ma la pornografia allora nel corso tra fine 700 e primo 800, tutto il 700, è diffusissima in tutta Europa, i francesi sono i grandi promotori di questo, è un genere letterario di, come dire, di lettura che va dai salotti delle dame, naturalmente in maniera segreta, agli spassi e ai divertimenti dei signori. Ma non è questo, Micio Tempio è l'autore del più importante poema sociopolitico che sia stato scritto nel primo ventennio dell'Ottocento, la Carestia. Qualcuno dei miei colleghi dice così comincia il realismo siciliano. C'è qualcosa di vero, ma bisogna sempre avere molta prudenza in queste affermazioni. Poi ancora abbiamo un vuoto. E in periodi, in tempi in cui la storia accelera, perché a partire dal 700 la storia accelera, ora è velocissima, dico che è un vuoto di 30-40 anni, è un vuoto significativo, cioè dopo Tempio, dal 820 all'860, quasi non c'è nulla a livello di produzione poetica, sul piano della produzione culturale e delle teorie politiche, dei giuristi, eccetera, invece abbiamo delle cose molto notevoli e molto importanti, cioè la cultura, l'asse della cultura si sposta dalla letteratura al momento storico giuridico. Ma il grande momento, il grande ritorno della Sicilia è col verismo, cioè a partire da Verga. E ancora una volta, allora vorrei essere estremamente chiaro, quando parlo di assi, gli assi possono essere vicini, con termini, confinanti, o sono assi che hanno grande distanza. L'asse del verismo è un asse che viene dalla Francia. Dobbiamo anche chiederci il perché. Romanzi storici, scrive I Carbonari della Montagna, cioè scrive qualcosa che è notevolmente attardato rispetto al panorama italiano. Ma ancora una volta questo essere attardati è curioso, è speciale, perché in Sicilia non c'è romanticismo. Il primo romanticismo si fa con il romanzo storico di Verga e di chi sta intorno a Verga, come La Farina, che era un uomo politico, che scrive un romanzo storico per ragioni esclusivamente politiche, molto rispettabile e molto importante. Però ecco, finché rimane legato a un'area pur soltanto siciliana, gli stimoli non sono quelli giusti. Uscito dall'area siciliana, ecco che non solo assorbe, ma è in grado di portare. E comincia questa grande tradizione del verismo siciliano, che non è soltanto di Verga, e Capuana, e De Roberto e tanti altri, ma comincia una lunga storia di produzione letteraria di siciliani che è durata sino a tutto il Novecento. Anche ora forse lo scrittore in questo momento più famoso, anche se le riserve da fare sono infinite, che Camilleri è uno scrittore siciliano. Ma dalla fine dell'Ottocento a tutto il Novecento la presenza dei siciliani, Brancati, Vittorini, per dire solo di questi, e poi Sciascia naturalmente, è una presenza talmente forte, talmente decisiva, tanto che fu scritto intorno al 70 del Novecento la letteratura italiana contemporanea senza i siciliani sarebbe incomprensibile o quasi inesistente. Negli ultimi del Novecento c'è stata una certa tendenza a ridimensionare questa presenza dei siciliani. Difatti, se si è molto attenti a come vengono costruite determinate storie della letteratura, c'è una certa tendenza a far scomparire Sciascia, una certa tendenza a far scomparire anche in qualche modo anche lo stesso Vittorino. Cioè, questi sono grandi movimenti della storiografia che risentono indubbiamente non solo di sollecitazioni politiche immediate, ma anche risentono di fenomeni carsici che hanno una lunga storia. Però sta di fatto che, secondo me, ecco, vorrei concludere in questa maniera, quando
le nostre condizioni culturali, e non soltanto culturali ma anche sociali e politiche, ci mettono in condizione in Sicilia di recepire dei grandi messaggi o delle grandi iniziative che sono state, che partono magari da altri luoghi, e allora la capacità di produzione è di altissimo livello. Che vuol dire tutto questo? Ancora una volta, non è un popolo, qualcuno diceva sino a 120 anni fa, sono dei barbari semi-ignoranti e semi a livello africano, sono le lettere degli ufficiali piemontesi che stavano a distanza dopo l'Unità d'Italia del 60 in Sicilia, ci stavano molto a disagio, molto malvolentieri, e in qualche modo facevano il paragone beduini siciliani. E ovviamente non è così, ovviamente intellettuale è anche il politico e deve sentirsi tale, e di tutte le forze intellettuali per promuovere qualche cosa che sente Lubiana, nemmeno per il Politecnico del Sud, ma comunque sono tale. Però se noi non abbiamo una progettazione, non abbiamo un quadro, una programmazione, quelle che sono le possibilità reali che la Sicilia recepisca i grandi messaggi e li porti avanti, li sviluppi, possibilmente li faccia andare avanti, se tutto questo non ci sarà, noi avremo ancora una volta il polo umanistico fatto da Bengasi. Basati sul passato ma anche proiettati verso il futuro, e credo che abbia preso già l'idea l'onorevole D'Agostino su quello che lei ha detto, e sicuramente qualche cosa la dirà. Prima di passare al prossimo relatore, che è il presidente Barletta, questa: vi è una Sicilia babba, cioè mite, fino a sembrare stupida? Una Sicilia esperta, cioè furba, dedita alle più utilitarie pratiche della violenza e della frode? Vi è una Sicilia pigra, una frenetica, una che si estenua nell'angoscia della roba, una che recita la vita come un copione di carnevale, una infine che si sporge da un crinale di vento in un eccesso di abbagliato delirio? Tante Sicilie, perché? Perché la Sicilia ha avuto la sorte ritrovarsi a far da cerniera nei secoli fra la grande cultura occidentale e le tentazioni del deserto e del sole, come accennava il professore Veneno, tra ragione e la magia, le temperie del sentimento e le canicole della passione. Soffre la Sicilia di un eccesso di identità. Né so se sia un bene o sia un male. Gesualdo Bufalino.